Siamo in una delle scuderie dell'azienda agricola San Cesareo, sull'Ardeatina, nel cuore dell'Appia Antica e se accanto a me c'è il padrone di casa, Alberto Carrassi del Villar. Buongiorno Alberto. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti, ben trovati. Allora, siamo qui in questo momento specifico perché Alberto viene da una grande impresa. Lui da Gentleman ha battuto i professionisti con Mr Torre in una corsa a Roma, l'Ipodromia Capannelle in All Weather sui 1400 metri. Alberto, un'impresa che ha fatto rumore. Ma sì, intanto grazie Hill è <ride> un'impresa un più unica che rara, diciamo, eh, montare, già montare contro i fantini professionisti, un cavallo di proprietà allenato da me e batterli in un campo partenti così folto, una corsa che poi non era abbastanza qualitativa, insomma un handicap discendente, però una, una soddisfazione, una cosa abbastanza più unica che rara. Ecco. Adesso ci stiamo incamminando anche per mostrare dove vivi Alberto, perché quella del, del cavallo, abbiamo detto, è una passione di famiglia, in realtà questa è un'azienda agricola che si occupa di, di tanto altro, la tua attività principale è legata più che altro a un altro animale. No? Sì, eh, qui i cavalli sono, sono diciamo, lobby, lobby di tutti. Eh, L'azienda è, eh, è un allevamento di bovini da latte, quindi frisone da latte, abbiamo un centinaio di, di vacche in lattazione e altrettante in accrescimento, eh, 80 ettari di terra più o meno all'interno del, del raccordo anulare nel parco della Piantica. Abbiamo la fortuna di avere un posto come questo. E e intorno a ciò che è la stalla siamo riusciti ad avere anche un po' di cavalli, cioè abbiamo una ventina di cavalli fra una cosa e l'altra. E montano un po' tutti a cavallo in famiglia, e io sono quello che si è avventurato di più nel mondo delle corse. Allora, 18 cavalli in, in questa azienda, 5 sono da corsa, gli altri sono più che altro amici, compagni di famiglia. Insomma. Sì, eh, allora, che, che corrono e sono in attività, sono 5 cavalli. Eh, C'è anche una fattrice che è una mia ex cavalla da corsa, Wake Gold, che ora è gravida. Ha vinto fra l'altro la sua ultima corsa con me eh, a febbraio e poi è stata ingravidata con uno stallone romano. Eh, le vie infinite. Gli altri cavalli, sì, sono un po'... Molti ex cavalli miei, che erano miei. Eh, e sono rimasti qui perché montano un po' a cavallo tutti qui, fra fratelli, i miei genitori entrambi. Insomma, è un, uh, è un, è un buon hobby, è un buon hobby. Intanto eh, stiamo entrando, ci ha accompagnato sì. Alberto in un'altra delle scuderie, quella dove proprio sono collocati i cavalli da corsa, no? Sì, in queste scuderie qui ci sono 5 box, 3 di qua e 2 di là, con le varie docce. Eh, ed è, ed è la parte dove sono i cavalli da corsa quindi sono più con attenzione vengono valutati i cavalli da corsa ora sono state date le biate dai ragazzi di scuderia quindi mangiano con, <ride> con uh, molta foga bene, siamo anche un po' a riparo dal siamo vento che abbiamo riparo, visto sì, prima essere sì. furioso oggi e chi è questo qui? questo qui è Mr. Thor ora lo apro ah, un secondo lui, perché sta lui. mangiando e non lo vogliamo... eccolo che si è affacciato fatti vedere un po' Mister Thor l'impresa, il protagonista dell'impresa, <ride> eh, mi ha sopportato. Eh, ora mangia, quindi non lo, non lo disturbiamo troppo. Le coperte sono un po' sporche, mm. ma si laveranno. E... Mette sono cavalli che tu alleni. Quotidianamente poi? Quotidianamente quindi. vengono lavorati tutti i giorni, eh, un paio di volte a settimana porto ogni, cioè, un vannetto da, da due di quelli piccolini li porto a Capannelle che è a 5 km da qui. Eh, che gentilmente mi ospita a allenare ogni tanto i miei cavalli quindi anche la comodità della posizione abbiamo detto di questa no. azienda agricola una rarità insomma che ci sia un'azienda di questa grandezza poi che la dimensione di quanti ettari parliamo sono un'ottantina di ettari più o meno un'ottantina sì, sì. di ettari dentro il raccordo anulare insomma è una cosa piuttosto rara eh, e poi molto... c'è la vicinanza con capannelle che ovviamente rappresenta un... Jolly da sfruttare per te. È un ottimo jolly, poi io con un po' esperienza piano piano, insomma, la minima esperienza che posso avere. Eh, ho notato che con determinati cavalli il fatto di uscire dall'ippodromo, andare in un ambiente più sereno, qui c'è la giostra, vanno in giro, passeggiate, si rilassano molto e quindi si crea una, una rilassatezza, non ho mai avuto i problemi comuni che ci sono, che alla corsa sono ulcere piuttosto che poco appetito. Sì. Piuttosto... E qui come potete vedere insomma non mangiano tutti molto volentieri anzi è un po' il problema opposto i cavalli tendono a, a ingrassare, ingrossarsi e a, e, a, e a scordarsi un po' che cos'è la velocità eh, che gli va ricordato ogni tanto eh, però con molti cavalli ad ora più o meno sono passati una quindicina di cavalli qui che ho montato io che, che ho allenato qui e più o meno con tutti siamo riusciti a tirar fuori qualche cosina che vuol dire che è, è una cosa positiva. Certo, parliamo sempre di categorie non eccelse, corse in gentleman, però ne abbiamo vinte varie, con tutti i cavalli hanno vinto. E, Insomma, le soddisfazioni sono sì, arrivate. Sì, sì, sono arrivate molte soddisfazioni. Speriamo se, che arrivino. Dicevi ancora. che questa è una passione di famiglia, come sei stato contagiato tu raccontaci i primi passi. Bravo. Allora, diciamo che bisogna partire un po' più indietro. I miei nonni, mio nonno che era proprietario di questa azienda, allevava anche lui. Era passato di gale a corsa, e ha cominciato ad allevare cioè una, una decina di fattrici negli anni 70, 80, poi smise per vari motivi ehm Ora non, non so neanche esattamente, però smise per un periodo. Fra, fra l'altro, le fattrici stavano proprio in questa scuderia qui. Poi i miei zii hanno montato in corsa, mia mamma ha montato in corsa, mio papà anche ha montato in corsa. Era un'epoca in cui l'equitazione e l'ippica erano molto in simbiosi, quindi si montava soprattutto in ostacoli però mio zio vinse quasi un centinaio di corse non sono 70-80 corse in gento, anche se sono, sono abbastanza eh sì. e io ho iniziato per caso con le corse pony eh, ero molto amico di Christian De Muro Davide Satalia, Giulio Guglielmi sono ancora amico e eh, abbiamo iniziato le corse pony insieme poi da lì una passione sfegatata la patente per montare in corsa e, e così via dicendo è arrivata questa cosa qui ed eccoci qui ora accanto a Mr. Thor chi abbiamo qui c'è una, una cavalla qui c'è un altro cavallo un altro che si cavallo. chiama zerbinot ed è un cavallo di un, di un mio amico di milano che è nato un po per caso la cosa e lui ha, hm, ha reclamato questo cavallo a roma così preso da un impulso di, di passione è un cavallo meraviglioso lui ha una bavarola perché si mangia la coperta quindi è un po è molto curioso <ride> ecco che si affaccia, si affaccia. È, hm, e lui lo ha reclamato, era in una scuderia a, a Varese da Bruno Grizzetti. Un cavallo che aveva un passato interessante e lo ha reclamato così, senza vederlo, senza conoscerlo. E il cavallo ha fatto per me e mi ha detto: Guarda, te lo lascio lì, dai, teniamolo lì. Ne ho preso anche una parte io. E così per gioco abbiamo iniziato questa cosa. Erano quelle piccole follie, quelle piccole che scatenate, follie la passione. Così, scatenate dalla passione. lui divertiva avere un cavallo a Roma. E Speravamo qualche cosa meglio, ora vediamo. Cerchiamo di inquadrarlo un pochettino. Ha fatto un paio di corse e non si è piazzato. È però è un cavallo carino, un bel fisico, un bellissimo cavallo, molto bravo, molto intelligente. Speriamo che ricominci a muovere un po' le gambe. però, insomma. Qui ci sono gli altri box, sì. vediamo ancora uno dei, dei tuoi cavalli da corsa. Qui c'è Comer Rocher, Comet Rocher o come voglia dirsi attenzione mozzica un po' lei e questa cavalla l'ho acquistata da, da un mio caro amico che, che, è, che è Damiano Poggi il quale la, era sua e purtroppo in un momento l'anno scorso lui ha avuto un momento un po' complicato in famiglia e, e, e non poteva più occuparsene e allora l'ho praticamente a regalo insomma è stato molto carino e questa cavalla aveva un po' di problemi alle gabbie, un po' nevrile come ti dicevo uscendo dall'ippodromo in realtà è andata molto meglio è una cavalla di minima, per carità, però ha fatto la prima corsa come ha vinto a febbraio e poi si è sempre piazzata, non è mai andata fuori dal, dal premio eh, da in una decina di corse che ha fatto. Vince poco, però sta sempre lì. Ha corso domenica, è arrivata terza. Eh, è una cavalla carina, utile, divertente, la monto sempre in gentleman. Di minima, però, fa il suo. Ecco. Allora, Alberto, la tua giornata, parliamo Attenzione un po' di... questo che è un po' lei. Sì. La mia giornata niente. nasce perché ovviamente eh, i cavalli, come dicevo, sono un totale hobby. Ho preso la patente da allenatore professionista perché ahimè la patente da allenatore proprietario non esiste più. E, però, ripeto, è, è, è puramente una cosa di, di hobby. Eh, io mi alzo la mattina e sto con i cavalli, mi alzo la mattina molto presto eh. e cerco di lavorare più o meno tutti i cavalli. Eh, ho due ragazzi in scuderia che lavorano qui con me che aiutano moltissimo, io ogni cavallo okay. ci gli dedico il tempo necessario ma già è in gioco strasellato, insomma sono molto avvantaggiati. Anche perché conciliare il lavoro è con... esatto. questo tipo e di Quindi passione diciamo che la mattina intorno alle 10 con i cavalli io finisco, ehm, poi ci pensano loro le biate, le cose ovviamente sempre in contatto però. Ehm, e quindi mi occupo un po' di questa azienda qui che abbiamo a Roma. E, e un, un paio di giorni a settimana vado a Viterbo dove abbiamo un'altra un azienda di famiglia, un allevamento da carne di bovini abbastanza grande abbastanza impegnativo, dove vive mio fratello. E io vado su un paio di giorni a settimana ad aiutarlo nelle, nelle varie faccende burocratiche. Insomma, mi organizzo in questa maniera. Il giorno di riposo dei cavalli, che riposano un giorno a settimana, non è la domenica, i galli lavorano tutti i giorni, tranne il giorno perché io parto. So, il martedì finito, finito il, finiti i cavalli parto e vado a Viterbo e torno il giorno successivo alla sera quindi il giorno di riposo è, 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 è la mattina in cui io non sono a Roma e, e questo è quindi un po' la spola fra Roma e Viterbo infilando il, il 50% del mio tempo che vado a perdere abbiamo parlato dei cavalli. sacrifici, tu per sì. essere un fantino sei particolarmente alto sì, no? oh, e, oh. diciamo che questo richiede anche i sacrifici per raggiungere il peso che occorre per le corte ma sì, essendo un gentleman ho la fortuna che, che, che sono abbastanza sono alto ma leggero. Eh, certo, montare infantini, ora ho montato l'altro giorno molto leggero, ho fatto un po' di fatica e sto un po' attento, sì, ma neanche in una maniera eccessiva. I pesi delle corse in gentleman riesco a farli abbastanza bene, poi siamo aiutati da delle selle molto molto leggere che, che aiutano... Eh, non poco, ecco. Bene. Allora, grazie Alberto intanto, chiudiamo qui la prima finestra con il collegamento con l'azienda agricola San Cesario, più tardi vi faremo scoprire invece altre attività che riguardano proprio questo luogo e parleremo anche con un'altra persona che è in società con Alberto per un cavallo. A dopo allora. A dopo, grazie. Eccoci di nuovo dall'azienda agricola San Cesareo nel cuore dell'Appia Antica. Siamo stavolta con Emiliano Pappatà. Ciao Emiliano. Ciao Matteo, ciao a tutti. Eh, Emiliano Pappatà, lo abbiamo detto prima, è, è rappresentante della Lazio Ippica, anzi è l'ideatore della sì. sezione Ippica della Polisportiva Lazio. Sì. Un'avventura nata come, Emiliano? Ma è nata insomma da un'idea nata in famiglia tra me e mio cugino, insomma chiaramente come sai Matteo noi siamo anche tifosi anche della squadra, della sezione calcistica e avendo anche quest'altra passione, questa dell'Ippica, in particolare del galoppo, insomma vedendo che c'erano già state delle interazioni tra i due mondi, quello dell'Ippica e quello del calcio, perché come sappiamo anche altri soggetti insomma, hanno queste, queste passioni, abbiamo detto perché non aprire una sezione anche Ippica della Polisportiva Lazio, che noi conosciamo una polisportiva Conociamo che me. ha già, lo sappiamo, equitazione. Polo. È una polisportiva che appunto oltre alla, squ alla squadra di calcio ha altre 80 sezioni, circa 80 sezioni, tra cui anche altre che hanno a che fare con il cavallo, come quelle come che hai citato te dell'equitazione del polo, però mancava questa un po' più riferita al, all'ambito dell'Ippica. E abbiamo ecco, deciso di, di presentarla al presidente della Polisportiva Antonio Bucciuni che è stato chiaramente entusiasta e nel giro di, di pochi mesi il tempo di prendere i colori e di prendere anche il primo cavallo e siamo, siamo partiti insomma, ecco. allora, al momento avete due cavalli due cavalli uno un, è Sartatetti uno è Sartatetti che è in scuderia da Mirko Mimocchi a Capannelle e l'altro è il motivo per cui siamo qui è il motivo per cui siamo qui è, è un cavallo che insomma, abbiamo preso insieme ad Alberto a settembre e che insomma, adesso ci dovrà far vedere un po' il suo valore, è una femmina, eccola Infinity Rome, anche il nome è un po' evocativo, eh, del legame che abbiamo noi come polisportiva con, con la città di Roma, quindi insomma, oltre al nome ci è piaciuto un po' tutto quanto, quello che insomma, aveva già fatto in pista e insomma, siamo fiduciosi di, di replicare quanto abbiamo fatto già con, con altri cavalli. Allora tre anni a gennaio saranno quattro, intanto sì. qualche risultato è stato già ottenuto da questa cavalla. Sì, non, non con i nostri colori, però sì, lei in realtà è seconda di Donatello, è un po' diciamo, discontinua, però quando corre insomma, dimostra di avere, di avere dei, dei discreti mezzi, quindi speriamo di, insomma, di mantenerlo. Nel tuo caso la passione ippica come si è sviluppata invece Emiliano? Eh, non in famiglia, a differenza di Alberto insomma, che è una famiglia proprio ippica al 100%, no, noi in realtà no, è una passione che mi è nata spontanea a me e tra parentesi ci tengo a dire che insomma venendo a scuola proprio qua vicino alle scuole elementari passavo davanti insomma, alla tenuta di Alberto non sapendo che fosse la tenuta di Alberto anche perché non era nemmeno nato, forse però vedevo già la sua famiglia che passeggiava a cavallo e poi quando ho scoperto che appunto erano, era appunto Alberto ad avere questa tenuta mi ha fatto ancora più piacere insomma, fare questa collaborazione con lui. No, era, una, era stata una passione spontanea e che poi, una passione per il cavallo in un senso generale che poi si è dirottata su, sul galoppo perché mio padre sai... Abitando anche qui vicino, aveva più comodità a portarmi magari una domenica all'ippodromo, e insomma, poi si è trasformata la passione per il cavallo in quella proprio, prettamente per, per l'ippica. E quanto la Polisportiva Lazio segue questa attività? Beh, segue bene, noi abbiamo, noi abbiamo un presidente che sta su tutte le sezioni, è appassionatissimo, chiede i risultati di, di tutte le sezioni. E è venuto più volte a vedere le corse a Roma, quando corriamo a Roma, a Roma chiaramente, perché poi noi con i cavalli ci, ci spostiamo a Napoli tante volte se non in Toscana. Quindi, quando può, è sempre disponibile. Gli piace anche proprio il contesto del, di Capannella, insomma, è molto affascinante anche per chi lo vede da fuori. Bene, Sartatetti da una parte, Infinity Rome dall'altra, l'intenzione è di allargare un po' anche il ventaglio della, della scuderia della Lazio Ippica. Sì, diciamo noi come abbiamo pensato questa, questa sezione anche un po' per, per aprirla anche a altre persone, nel senso che noi diciamo come Polisportiva, tu lo sai Matteo, diciamo nasce all'inizio del Novecento proprio per far fare sport anche a chi non se lo poteva permettere, in quanto... Diciamo, All'epoca fare sport non era una cosa così, così facile, quindi sono nate prima le sezioni del podismo o del nuoto perché erano quelle che non richiedevano molti mezzi per, per fare sport. E noi invece abbiamo avuto questa ambizione di aprire anche uno sport che invece diciamo, ha dei costi di base in più, un po' più alti, però per, per, per allargarlo anche a chi volesse, magari semplici appassionati che vogliono insomma, seguire i cavalli insieme a noi partecipare eccetera insomma già abbiamo raccolto diverse adesioni quindi ecco questo è un po' il nostro, il nostro progetto il nostro ideale quindi Senti state pensando già ad un derby con Nazmun della Roma? Eh, credo sia un derby in <ride> possiamo sì beh, chiaramente i nostri investimenti ecco, sono su cavalli comunque discreti non so a Zmun che, che idea, immagino un po, più, un po' più ambiziosa, però abbiamo già sconfitto un cavallo di Allegri in passato, quindi eh, mai dire mai. Bene, senti, come Polisportiva e anche pienamente coinvolta alla Lazio Ippica, c'è in, in divenire anche un progetto legato proprio al mondo dei cavalli, un progetto sociale. Sì, sì diciamo, noi come Polisportiva abbiamo detto il lato sportivo, cerchiamo insomma di avvicinare allo sport tutte le persone insomma di Roma che vogliono appunto praticarlo, noi il fatto dell'Ippica è una cosa un po' più particolare però a fianco a questo aspetto prettamente sportivo abbiniamo sempre un aspetto prettamente sociale e quindi cerchiamo, ciascuna sezione cerca poi di sviluppare per quanto è possibile dei progetti anche che possano avere un risvolto sociale, nel caso nostro stiamo progettando appunto un'idea che possa destinare i cavalli che terminano la carriera agonistica a svolgere un'attività con delle persone, adulti, non solo bambini, non solo disabili, ma insomma diverse categorie di persone, per svolgere un progetto che insomma, coinvolge anche sia veterinari, quindi lato animale, sia psicoterapeuti, lato diciamo, umano, che possa aiutare le persone a comunicare, a trasmettere le emozioni attraverso l'animale. In questo caso il cavallo, il cavallo puro sangue. Quindi non le persone in sella, ma inserano. No, proprio non in sella rapporto, da per terra, sì, 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 da terra, sì. Un rapporto da terra per sviluppare l'empatia anche esatto, delle persone. Sì, esatto, serve. esattamente. Bene, eh, direi che è tutto per questo collegamento. Emiliano, Grazie. e ti ringraziamo per Grazie averci raccontato l'avventura che tu hai intrapreso, quella proprio di creare un. un Nuova, un nuovo sbocco per la polisportiva Lazio. Adesso abbiamo questa Lazio Ippica in bocca al lupo, dunque, Crevi. per le vostre attività. Crevi. Grazie. Grazie, con questo collegamento è tutto. Ci vediamo tra poco, allora, per concludere l'esperienza in questa azienda agricola San Cesario. Torneremo a parlare con Alberto Carrassi del Villare, stavolta delle attività che riguardano l'enogastronomia. Eccoci tornati nell'azienda San Cesario, siamo ancora con Alberto Carrassi del Villar e sono cambiati gli animali sullo sfondo che vedete dietro di me, non più i cavalli, adesso siamo alle mucche, anzi alle manze, mi spiegava Alberto, giusto? Sì, queste sono manze all'incirca di 18 mesi eh, che sono in attesa di essere inseminate, ingravidate con dei torelli, de con del seme di toro scelti. In modo tale da iniziare il loro mestiere, che è quello poi di produrre il latte eh, della centrale del latte di <ride> Roma che tutti noi beviamo. Eh sì, perché entriamo nell'ottica di quest'altra attività, anzi, la principale attività dell'azienda, che è quella appunto di produzione di latte, un latte di alta qualità. Lo vediamo qui, ci sono delle, queste vacche che sono adesso impegnate nella eh, loro attività di mangiare particolarmente pulite, cioè vediamo qui un ambiente eh, decisamente curato che si trova all'interno poi, abbiamo detto, del parco dell'Appia Antica, quindi con dei vincoli anche strutturali particolari. No? Ah sì, come, come dico sempre, come diciamo sempre tutti, tutti noi allevatori, eh, quando ci viene detto allo ah, sfruttamento, le cose. un animale tenuto bene è un animale che, che, che sta bene, è un animale che produce meglio, che produce di più. Noi abbiamo enormi vincoli di qualitativi per il latte. E Con dei test fatti quotidianamente? Quotidianamente. Tutti i giorni viene, viene ritirato il latte di tutte le nostre vacche e tutti i giorni viene preso un campione che viene analizzato e se non rientra in determinati eh, valori eh, il latte può anche andare al macio, può anche essere buttato. Ecco. Quindi c'è cioè, un'enorme attenzione da un punto di vista di alimentare, di pulizia, di benessere. È un animale che ha una carica batterica nel latte alta è un animale che, che non sta bene e quindi il latte non è buono. Quindi sarebbe uno svantaggio per, per noi allevatori avere un latte tenere gli animali non bene, ci teniamo che siano estremamente bene, eh, quelle che vedevamo prima sono vacche in procinto di partorire e, e poi iniziare la loro produzione di, di latte. Allora, sono oltre 200 le vacche presenti in questa azienda, 130 più o meno sono quelle che danno latte quotidianamente. Sì, sono, sono all'incirca 230 le vacche in totale, fra manze, vacche in lattazione, vitelli e, e in lattazione sì, sono all'incirca 110, poi variano più o meno, però è una stalla che riesce a mungere intorno alle 110 vacche. Adesso ci stiamo avvicinando nel, nel locale della lattazione. Sono locali, come dicevo prima, vincolati anche dal, dal fatto di essere nel parco dell'Appia Antica quindi, con una tutela decisamente alta del rispetto dei luoghi. Non si possono qui fare lavori, costruire nuovi edifici. Ovviamente tutto è rimasto come una volta, come tanto tempo fa, quando la tua famiglia ha iniziato a compiere questi già, gesti quotidiani e a produrre latte. Sì, questi, questi edifici sono del fine ottocento, intorno al 1890 e si iniziò a mungere proprio dove ora andremo a vedere erano veramente una ventina di vacche, nulla di più e si mungeva a mano e poi piano piano come dicevi... Co ci si è allargati un pochettino fino ad arrivare alle 110 vacche, sempre con enormi difficoltà nel, nel non poter costruire nulla di nuovo, quindi è tutto un po' modificato, allargato, appiccicato, e, e, e questo è il limite. È un limite anche dovuto, oltre alle strutture, dovuto anche alla terra perché non si possono: noi abbiamo un'ottantina di ettari più o meno lavorati, tutti coltivati per gli animali, quindi per nutrire gli animali. E, e non si riesce a, a produrre eh, di più per avere più vacche quindi è, è, è un limite dovuto sia dalla struttura che dalla terra ecco. eccoci nella sala di mungitura affiancata da un magazzino che ci spiegherai la storia anche prima ce la raccontava sì. la tua mamma che sì. è anche una molto partecipe nell'attività sì, aziendale sì, sì, sì. l'anima è, la, è la mamma molto appassionata e questa è, è la sala mungitura dove tutti i giorni, due volte al giorno, entrano, è una, è una, è una sala mungitura da 10 vacche, quindi 5 più 5, e tutti i giorni, due volte al giorno, le vacche vengono di loro spontanea volontà, eh, entrano qui e vengono munte eh, da una persona che quotidianamente, mattina alle 4 e sera pomeriggio alle 4, per tre ore ogni mungitura, eh, munge le vacche. E anche questa viene da una modifica, inizialmente era una, era una sala mungitura da 5, poi è stata quando sono aumentate ancora un po' le vacche è stata modificata e, e quindi è una sorta di ciclo, dopo dove vedremo dove stanno le vacche fuori, loro entrano a farsi mungere e riescono fuori di là. E invece come dicevamo prima, questo, questo magazzino qui è dove una volta, dal fine 800, inizio 900, le vacche venivano tenute in maniera totalmente differente, allora venivano tenute legate. Stavano ferme, legate, come potete vedere a destra e a sinistra, e venivano punte a mano, quindi il, il vaccaro passava e, e, e da dietro le mungeva. Ora l'abbiamo un po' modificato perché non, non si tengono più le vacche in questa maniera qua, ora si tengono brade. E ci teniamo i vitelli appena nati, se qualche vitello ha avuto qualche problema, eh, e, e, e lo utilizziamo un po' in questa maniera qui. Sopra, al piano di sopra ci sono i, i casali degli operai che lavorano in azienda, è tutto rimasto come era perché, come dicevi, non si possono modificare, fare, eccetera. E, e finché si riesce, cerchiamo di mantenere questa tradizione. Ecco. Sentiamo il vitello che adesso si fa sentire: si fa sentire per la fame, probabilmente. Allora, diamo anche un'idea per quantificare la produzione di latte. Qui abbiamo detto un 130 vacche sì, più o meno, 110, 110 vacche sono in lattazione, per quanti litri di latte ogni Ma giorno? All'incirca, eh, per una media durante tutto l'anno, all'incirca fra i 2900 e i 3100 litri al giorno produciamo, 10. sì, di latte di alta qualità che vendiamo a una, alla centrale del latte di Roma tramite una cooperativa di cui siamo soci. Bene, questa era l'attività la, principale della sì. famiglia e da quanti anni viene svolta questa attività della tua famiglia? Beh, diciamo da sempre, sì, da quando soci. mio bisnonno era proprietario mm. di questi terreni qui mm. eh, al sud di Roma e mio nonno iniziò ad a lui lavorava, era, lavorava in banca, era totalmente, però aveva questa terra, e mio nonno iniziò, era appassionato di agricoltura, iniziò a lui piano piano, e noi, è, insomma, è stata la sua fortuna, è stato molto bravo nel suo lavoro, e abbiamo anche un'altra azienda, sempre grazie al nostro nonno, a, a Viterbo, di cui parlavamo prima, in cui abbiamo un allevamento di bovini da carne però, e, e quindi è... è sono tanti anni che c'è questa struttura, un po' dentro al raccordo anulare l'unica penso azienda agricola che ha un, un allevamento con, con animali eccetera che è, che è rimasta, eh, siamo abbastanza nel, nel cuore di Roma, 7 km da, dal centro è, ed è un, una fortuna. Ci spostiamo adesso, andiamo a vedere proprio sì. dove sono le vacche, scusa intanto faccio questo percorso e andiamo anche a conoscere uno dei tuoi più fidi collaboratori perché poi c'è bisogno anche di un personale fidato e anche è molto esperto. appassionato <ride> ecco la passione che ha contagiato anche i tuoi collaboratori siamo qui vediamo sullo sfondo queste vacche che stanno mangiando che cosa stanno facendo adesso lì Alberto? E adesso si stanno venendo, sono pronte perché sta per arrivarle il cibo. E intanto le vediamo ancora le oltre 100 vacche indesso in questo recinto, loro hanno a disposizione poi tutto il prato che è circostante questa, questa struttura con una grande discesa che consente anche all'erba di asciugarsi facilmente e di poter poi lasciare pascolare le vacche in piena libertà. Adesso siamo pronti ad incontrare il collaboratore di Alberto di cui parlavamo. Anche lui si chiama Alberto, Alberto Poli. Sì. intanto ben trovato. E sei tu che passi più tempo di tutti con queste vacche e che ti occupi prevalentemente del, della loro custodia e anche della loro cura. Sì, certo. Quali sono i procedimenti da compiere ogni giorno per far sì che le vacche abbiano un, una vita allora. serena? La mattina appena scendo controllo sul computer se hanno mangiato, se ce ne sono alcune che lasciano un po' di mangime, vado a vedere se ci sono dei problemi, se vanno al toro oppure stanno male, sono zoppe e poi dopo durante il giorno si vede se, se si fanno montare, se vanno al toro, le seguiamo poi vedono se, se mangiano, se la mangiatoia è pulita, se hanno mangiato tutto. E poi andiamo a fare il resto. Lei le conosce una ad una, giusto? Sì, non numero per numero, però la maggior parte sì. E com'è l'indole di queste vacche rispetto a quello che ci si possa immaginare? Che, che cosa fanno loro? Che cosa fanno, Niente, eh? la mattina alle 4 entrano in questo spazio e vengono munte. Poi escono fuori, ci hanno a disposizione il mangiare, poi c'è la parte esterna dove vanno a pascolare, girano e fanno quello che vogliono. Sì. Poi, dopo eh, ci stanno fino alle 4 del pomeriggio. Alle 4 del pomeriggio, di nuovo vengono messe in questa stalla, in questo spazio e vengono di nuovo munte. Noi facciamo due munte al giorno, ogni okay. 12 ore. Ogni 12 e... ore? E poi loro deambulano, fanno quello che vogliono qui, in questo spazio qui. Poi dopo, questo periodo che stanno qui, poi dopo passano dall'altra parte dove passano due mesi in asciutta, che si riposano e danno la possibilità al vitello di crescere nella pancia. Altrimenti se, se si muovono sempre, vengono sfruttate al massimo e il vitello non cresce e loro non si ripreparano per il parto successivo e quello lì è lo spazio dove mettiamo le vacche che vengono asciugate si dice asciugate, asciugate che si mungono una volta al giorno e poi dopo si fa una si lasciano stare e dopo si, passano, si tengono di là si mettono di là in attesa del parto successivo alberto il suo rapporto con questa azienda e con la famiglia carrassi del villar è molto longevo e mio mio padre prima di me e prima di mio padre c'era lo zio di mio padre io sono venuto qui che era un, fa che un il fattore qui giusto? Sì, era il, fa cioè il fattore prima lo mio zio di mio padre era il fattore poi è venuto è venuto mio padre come operaio e dopo è passato come fattore al posto di di dello zio e io ho fatto l'istituto agrario e poi sono rimasto qui dato che qui serv serviva un operaio ho iniziato a lavorare e poi adesso mi dicono che sono responsabile, sono quello che accudisce un po' tutto, sia, la, sia le bestiame che dopo fuori preparare il terreno, si lavora e si fa tutte le operazioni aziendali. E io lavoro qui come, come fosse mia, insomma, io non ho la possibilità di avere un'azienda, però loro mi danno la possibilità di, di, di svolgere questa funzione e a me fa piacere. E quindi tutto quello che faccio lo faccio come se. Anzi, se fosse stata un'azienda mia, alcune cose le avrei trascurate, mentre invece, essendo così, ancora più concentrazione ci metto. L'ultima cosa, lei ha anche la passione per i cavalli? I cavalli poca, <ride> ecco. perché c'è una certa rivalità, perché... Il fieno più buono lo mangiano i cavalli, mentre ah, invece... Ecco, è la disfida del fieno. Eh, <ride> eh, mentre invece dovrebbero mangiarlo le mucche per fare più latte, no? Certo. E invece però eh, <ride> ho visto che anche il cavallo ha bisogno de del fieno buono e allora è giusto così. Bene, grazie Alberto. E mentre microfoniamo nuovamente Alberto Carrassi del Villar, eh, puntiamo ancora l'obiettivo su, su queste vacche, come dicevamo, attività principale dell'azienda, attività però che si affianca, eh, lo abbiamo sentito anche scherzosamente nella battaglia del Fienove eh, quotidiana per alimentare anche i cavalli. Eh, Alberto, ti trovi in un posto molto particolare, sembra di essere in piena campagna, siamo dentro la città, è una vita privilegiata la consideri così per questo motivo. Estremamente, estremamente privilegiata, non, alle volte me lo dimentico e, e, va, e va ricordato molto spesso che insomma, non è da tutti, sono molto fortunato, siamo tutti molto fortunati a star qui, ad avere questo posto grazie alle fatiche di... Di persone prima di noi eh, che hanno fatto sicuramente molte più fatiche di noi e no, niente. Siamo questa passione dei cavalli è, è abbastanza deleteria perché occupa un sacco <ride> di tempo, come diceva Alberto, ci, ci, poi ci, ci combattiamo su queste cose. Noi, cioè, per esempio, il fieno, facciamo tutto in casa, come dicevamo. Eh, per fare un buon fieno, c'è cioè anche dietro è moltissimo lavoro: certo. eh, alzata, taccia la mattina, nottata, taccia la notte. Eh, e quindi è molto divertente sì che eh, spesso in scuderia i ragazzi al dei città... però il cor non si comanda, quindi anche i cavalli. Comanda, hanno il non loro. bisogna dimenticarsi che tutta la fortuna viene da questi animali qui che, che ci hanno dato la possibilità nel, nella storia di, di, di essere qui e di mantenere un posto così bello e, e, e continuano, speriamo ancora per molto a mantenerlo. Ecco. Bene, grazie Alberto per averci aperto le porte della tua azienda e ovviamente complimenti per tutto grazie. quello che fate. Ecco. Grazie a te Matteo, grazie a tutti quanti. Grazie.